E salve a tutti ragazzi, appena completata la conferenza stampa di OnePlus, adesso io vi voglio far vedere com'è stata la mia giornata e quello che è stato presentato. Però, durante il video ci sarà un annuncio molto importante, quindi guardatevi tutto il video e lasciate anche un like. Sì, come vedete alle mie spalle OnePlus, tra poco inizierà la conferenza stampa di OnePlus 7T qui a Londra. È la prima volta che vado da OnePlus, non vedo l'ora di vedere gli smartphone e di vedere la conferenza stampa. Ma adesso andiamo insieme, andiamo a scoprire tutte le novità. Sono dentro, tra poco inizierà la conferenza, non so se mi ascoltate la musica altissima, tantissima, tantissima gente. Anche tantissimi youtuber ho visto fino adesso. Siamo nella sala. E ragazzi, la conferenza stampa è appena finita. Ecco il OnePlus 7 nelle mie mani, c'è davvero tantissima gente e sono in posizione scomoda perché non posso appoggiare la borsa sopra al tavolo, quindi sono con una sola mano a provare il dispositivo. Però guardate la scocca posteriore com'è bella, inoltre la colorazione è davvero molto carina. Guardate il logo di OnePlus com'è bello e le tre fotocamere racchiuse in questo blog. In realtà lo sappiamo, è stato presentato già qualche settimana fa, però in Europa è appena arrivato. Ecco invece il bellissimo display da 6.5 pollici con il refresh rate a 90 Hz. Sì, nelle mani fa davvero tanta differenza, è davvero molto più fluido, più intuitivo nelle mani rispetto agli altri dispositivi. Stavo provando un po' internet, questo è il mio blog ovviamente, non ci sono ombre di lag, super veloce, super reattivo e super fluido. Guardate, dall'immagine, dal video forse non ve ne rendete conto di quanto sia fluido, però dal vivo vi assicuro che i 90 Hz si fanno sentire. Tanto focus anche sulle fotocamere, questa è quella là normale. Dai primi scatti sembrano davvero delle ottime fotocamere. Questa è quella là, zoom. Al momento ve la faccio per vedere solo a due vere perché non posso fare lo zoom. E poi la grandangolare, guardate quanta porzione in più possiamo scattare. Anche se c'è una piccola distorsione che adesso sto notando dal signore dietro, che sembra essere un po' più distorto rispetto al resto. È stata presentata anche una nuova modalità super macro, che basta attivarla da qua sopra e poi vi basta avvicinarvi il più possibile a qualcosa e adesso il telefono è praticamente attaccato a questa cosa di vetro e scattare foto davvero di qualità, almeno così sembrano. Anche per i selfie la stessa cosa, ottimi scatti, davvero ottimi scatti. Cos'altro di più? All'interno c'è ovviamente lo Snapdragon 855 Plus, che è davvero ultra veloce. E sì, la batteria purtroppo non ci è stata detto, però sappiamo le batterie del OnePlus sono ottime, qui in questo caso non supera i 4000 mAh. Però adesso andiamo a vedere anche le altre novità. No ragazzi, ma questo è davvero spettacolare, questo è OnePlus 7T Pro versione McLaren. Guardate la scocca, davvero molto 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 bella. Ci sono questi inserti al suo interno che sembrano quasi fatti di legno, ma non so spiegarvi cosa sono. Forse dopo chiedo un po' meglio anche allo staff, ma è davvero molto bello. Ma anche al tatto è davvero una bellissima scocca. Questo è un dispositivo super premium. Guardate anche la striscia arancione che segue tutta la scocca del dispositivo. Le fotocamere sono leggermente esposte.
come sappiamo questo è sempre molto simile anche al OnePlus 7, non è cambiato molto. Proviamo un attimo, mi trovo sempre in una posizione molto scomoda. Allora, il display in questo caso è sempre un AMOLED, vedete non c'è nessun notch in alto, magari mi metto il browser, non c'è nessun notch in alto perché ovviamente la fotocamera è pop-up ed è stazione. Davvero molto veloce, in questo caso abbiamo sempre uno Snapdragon 855 Plus ma con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Da vivo vi assicuro che il display è molto bello di qualità, come tra l'altro anche gli altri OnePlus. I 90 Hz si fanno sempre sentire, è molto fluido il display. Adesso faccio vedere anche un po' le fotocamere. Beh, quelle là posteriori sappiamo che non cambiano molto, c'è sempre quella principale da 48 megapixel, poi c'è quella là grandangolare che comunque sto notando molto che fa ancora molta distorsione, questo potrebbe essere ancora un software beta, potrebbe cambiare. Sappiamo che c'è la OxyGen 10, che quindi sarà il primo dispositivo ad arrivare con la OxyGen 10, cioè basato su Android 10, però io vedo molta distorsione. C'è ovviamente anche lo zoom normale e la fotocamera frontale, eccola qua. C'è davvero un casino esagerato, penso che stanno per mettere anche un po' di musica ma non si capisce niente più. Guardate ragazzi, davvero un bellissimo dispositivo, molto dettagliato, molto bello anche il tasto designato bilaterale. Sono curioso di vedere anche un po' gli sfondi, anche perché sapete gli sfondi li troverete presto sul blog. Qui si fa eccoli qua, wow ragazzi guardate questo sfondo bellissimo. Ed ecco quindi il OnePlus 7T Pro McLaren Edition. In questo caso vedete anche la UI è tutta in colorazione papaya orange, che sarebbe la colorazione ufficiale McLaren, e grigia. Adesso andiamo a vedere anche il OnePlus 7T Pro. Ecco infine il OnePlus 7T Pro, era l'ultimo rimasto della lista dei tre, anche questo è arrivato in anteprima qui in Europa perché non è stato presentato in Cina la settimana scorsa insieme al 7T. Allora, in mano mi sembra sinceramente un po' più carino questo qua rispetto al McLaren Edition, anche se la scocca del McLaren Edition mi piace molto di più. In mano sta davvero molto bello, i curvi arrotondati me li aspettavo un po' peggio sinceramente, ma invece no, mi piacciono, non è scomodo e in mano si mantiene anche molto bene. Sappiamo, display da 90 Hz, qui adesso ne arrivano tutti i vari avvisi, display da 90 Hz che fa comunque continua a farmi la differenza ed è davvero una vera novità, davvero molto bello, spero che anche altri produttori possano implementare questa funzione. Spero inoltre che mi potrete ascoltare perché c'è davvero tantissima musica, tantissimo casino. Vi volevo far vedere anche un attimo il browser con... sì, questo è il mio blog. Internet davvero molto veloce, il dispositivo non ha alcun tipo di lag. In questo caso vi ricordo che c'è sempre uno Snapdragon 855 Plus, però con 8 GB di RAM e sempre fino a 256 GB di memoria interna. Anche le fotocamere non cambiano rispetto alla versione Pro, ce ne sono sempre tre, di cui quella principale da 48 megapixel e poi c'è sempre quella là grandangolare e quella là zoom. Attiviamo subito le fotocamere, ecco qui la zoom che sì, continua a fare sempre tantissimo, no la zoom, perdonatemi, la grandangolare che continua a fare tantissimo, storce davvero tanto, però comunque la fotocamera sembra davvero molto buona. Non so, magari ditemi voi, a me sembra che storce un po' tanto questa fotocamera. Quella là normale sì, è ottima. Vi ricordo che possiamo attivare sempre quella là macro e vi ricordo sempre che sono con una sola mano. Adesso sono praticamente attaccato alla foglia, neanche la fotocamera riesce a riprendere così da vicino. Sono praticamente attaccato con la foglia e guardate qua.
però delle gran belle fotocamere. Questa invece è quella là, sempre zoomata, con uno zoom massimo a 2x. Abbiamo poi ovviamente le varie modalità, di cui adesso è inutile provare. Ah, in questo caso ho provato anche le gesture. Queste sono le nuove gesture di Android 10, che sarà disponibile in anteprima su questo dispositivo, ancora prima di Google Pixel. Cioè, immaginatevi un po' come lavorano questi qua di OnePlus. Davvero un ottimo dispositivo. Ovviamente fotocamera frontale sempre a destra. Appena finita la conferenza mi hanno regalato questo pacchetto, di cui apriamo subito insieme. Allora, ci sono le nuove cuffie OnePlus Bullets Wireless 2. Sono delle cuffie Bluetooth davvero di ottima qualità. E poi ci sono queste due agende, una rossa e una nera, davvero molto carine. Come vi avevo promesso, avevo un annuncio importante da farvi, cioè questi gadget li regalerò in un giveaway che comincerà da oggi fino al 15 di novembre. Per partecipare sarà molto semplice, basterà essere iscritto al mio canale YouTube, lasciare un like e lasciare un commento perché vorreste provare queste cuffie della OnePlus. Alla fine del 15 novembre io sceglierò due partecipanti, di cui il primo si aggiudicherà le cuffie e il secondo invece le agende. Ovviamente il vincitore sarà pubblicato sotto la descrizione del mio video o in uno dei commenti, quindi partecipate in tanti.